Il fiume Piave. È dietro adesso che nell'ultimo anno di guerra gli italiani, aiutati dagli alleati anglo-francesi, riorganizzano la difesa. Dal mare alle Alpi, il nuovo comandante in capo, il generale Diaz, schiera nuove armate. È l'epopea del Piave. L'attacco nemico era atteso, intuito. Ne ci ha sorpreso, benché il nemico mostrasse alla vigilia una calma, un'inattività grande. E ciò ci imponeva una grande attenzione. Alle 3:05 iniziò, con un accordo meraviglioso, il bombardamento nemico. Fu svegliato da una trentina di colpi. Alle 7 si manifestò l'attacco. Ma la nebbia naturale, quella sollevata dai colpi, i gas che riempivano il cielo, ci impedivano di osservare chiaramente. Rimasi con un capitano a organizzare deboli nuclei del genio senza guida che in caverne attendevano gli eventi. Riuscimmo a riunirli e schierarli in trincee. Alcuni ufficiali di fanteria sopraggiunti ne prendevano il comando. Andammo al di là, a Colle del Gallo, all'osservatorio del Quinto Gruppo. Nel viaggio, alcune mitragliatrici nemiche si rivolsero improvvisamente a alcune raffiche contro. La nostra artiglieria ci recò un aiuto magnifico, con un fuoco preciso, violento e furibondo. L'esercito sconfitto di Caporetto sul Piave regge all'ultima grande offensiva austriaca. A inizio autunno del 1918 si sta organizzando una grande controffensiva finale in tutta Europa. L'Italia non può restare in disparte. Diaz, che era il comandante in capo dell'esercito, è piuttosto titubante perché pensa di non avere delle riserve sufficienti per sfondare. Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino, il ministro degli esteri, sanno benissimo che devono sfondare in quel momento, perché la guerra si concluderà dopo qualche settimana e quindi devono ottenere un risultato militare. Questo risultato militare è infine ottenuto nell'ottobre del 1918. Diaz manda all'attacco le sue 51 divisioni. L'Austria, esausta e affamata dai troppi anni di blocco economico, abbandona il campo. Enorme il numero dei prigionieri che finiscono in mano italiana. Abbiamo veduto ieri un uomo fra i quattro muri della sua casa crollata che piangeva. Case, stanze, strade, tutto è pieno di uno strato inverosimile di lordura, nel quale la merda è la cosa più pulita. Thank you.